Ragazzi, oggi voglio fare un video un po' così strano, nel senso che mi rendo conto che una cosa di cui bisogna prendere atto è il fatto che bisogna un po' essere realistici su quelle che sono le nostre possibilità. Ossia, mi rendo conto che di fronte a certe situazioni si sbaglia a fare un piccolo esame di quella che è la realtà e di vedere il risultato di questo esame come uno sbarramento di strada, come una sorta di ostacolo che ci impedisce di realizzare qualcosa. Io invece vedo fare questo piccolo esame come una sorta di comprensione di quella che è la strada che dobbiamo perseguire. Quindi vi faccio fare un breve esempio, che è quello che poi alla fine ci permette di andare a capire, anche nel nostro caso, nel nostro piccolo, come andare a organizzare le cose. Quindi immaginate che ci sono tre persone che si vogliono allenare nel contesto del corpo libero, pesano tutte 60 kg, però la prima persona ha tutto il peso sopra, quindi ha poche gambe, quindi ha una muscolatura sufficientemente sviluppata sopra. La seconda persona ha un peso uniforme, ok? La terza persona ha tutto il peso sotto. Quindi questo ci fa un po' capire un attimo che queste persone non possono aspirare ad avere gli stessi risultati. La persona che ha tutto il peso sotto probabilmente saprà che nelle leve orizzontali sarà un po'. Avrà qualche difficoltà, quindi sostanzialmente la maggior parte del suo lavoro dovrà essere organizzato per poter andare a fare un protocollo che permetta di sviluppare le leve verticali. La persona a metà via avrà un po' più di vantaggio rispetto a quello che ha il peso sotto, un po' più di svantaggio rispetto alla persona che ha tutto il peso sopra. Quindi sa sicuramente che per andare a eccellere nelle leve orizzontali dovrà per forza di cose ottimizzare magari quella che è la composizione corporea o eventualmente andare a sviluppare un po' di massa muscolare nella parte superiore che sia funzionale, per riuscire a ottenere un discreto vantaggio rispetto alla persona che invece magari la maggior parte del peso sotto. Quindi questo è un concetto sicuramente fondamentale. Quando siamo in una condizione di svantaggio, dobbiamo cercare di ottimizzare il tutto, magari appunto ridurre i tessuti che non ci servono, andare a sviluppare un po' di ipertrofia in determinate zone corporee, in modo che aumentando quella che è la PCSA del corpo, ossia la sezione fisiologica di un certo muscolo, riusciamo ad aumentare un po' quello che è il nostro potenziale. La persona che invece è tutto sopra ha una marcia in più rispetto alle altre. Quindi ricordatevi, in questo caso non è che la persona che è più svantaggiata gli viene messa una sbarra, gli viene detto no, tu questo non lo farai mai. Per me è un buon modo per sapere no, io devo orientarmi più verso alcune cose piuttosto che altre. Non vuol dire, cioè, ragazzi, mettere una X subito in partenza e rinunciare a qualsiasi possibilità, a qualsiasi scopo, ci si prova lo stesso. Poi a un certo punto però capire dove si può andare in modo da prendersi le proprie soddisfazioni senza infissarsi e sbattere la testa contro il muro inutilmente può essere un buon modo per riuscire a trovare in un punto di debolezza un punto di forza per capire dove possiamo eccellere e far di quel punto di forza un motivo per continuare ad andare avanti nei nostri allenamenti, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.